Gli attori vivono l'esperienza del presente, il pubblico vive l'esperienza del presente. Come fare a dire quelle parole del poeta che sono state scritte magari centinaia di anni fa come se fosse la prima volta? Come farle bruciare? E là entra in gioco l'essere, l'essere sulla scena, essere che è in movimento, questa è l'instabilità, è questo movimento che parte dall'essere, cioè dallo stare là, e questo muoversi in questo spazio che è il testo. Il regista cerca di capire, di ascoltare come si muove una certa cosa dentro l'attore e come incanalare questa cosa in modo che tutto funzioni insieme. Per dare un'idea, no, di questo, diciamo, rapporto tra stabilità e instabilità, cioè stabilità è quello che si determina, instabilità è quello che si fa andando, la preparazione è la stabilità, diciamo, no? È quello che ti dà le basi dove mettere i piedi, perché sennò c'è sempre un elemento di paura legato all'instabilità. Quando uno abbandona qualcosa su cui si può appoggiare, no? e si getta in avanti nell'ignoto, c'è un passaggio che ha a che fare con la paura. Tutti quelli che ci vogliono tenere là, diciamo, tendono ad accentuare questo sentimento della paura, mentre invece è un sentimento di paura che ha anche a che fare con l'avventura, ha a che fare col fatto di esporsi, cioè di saltare senza sapendo da dove si parte, ma senza sapere dove si arriva. Io dico sempre che l'interno del palcoscenico è molto diverso dall'esterno. Si vedono delle cose per chi sta dentro che io non posso vedere, a meno che non salgo su, cosa che ogni tanto faccio ovviamente. Però da dentro tu crei delle relazioni, dei rapporti, c'hai delle vicinanze, delle lontananze, delle situazioni che si mettono in gioco, per cui ti si aprono. Scopri come funziona per te e diventa un inizio di qualcosa che poi comunque in ogni rappresentazione sarà diversa.